tutti gli hackeri, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mushix e ieri vi avevo chiesto in una mia storia di rispondere se volevate oggi Clash Royale oppure lo strumentopolo misterioso. Valletta, mi dia la busta con i risultati. Grazie mille. E il vincitore è... Clash Royale! Con ben 192 voti contro 66, oggi avremo Clash Royale. Oggi faremo qualcosa di davvero grande. Qualcosa che aspettavo da davvero tantissimo tempo. Tenteremo di raggiungere il livello 12. Ma che cazzo? Sono a 38.393 di esperienza su 40.000 richiesti. Detto in altre parole, tra 1.600 di esperienza... siamo livello 12. Wow! Attenzione, oggi doppio hashtag per essere salutati, perché potrete scrivere hashtag sì ce la fai, tutto attaccato ovviamente, oppure hashtag no non ce la fai, se siete così stronzi da credere che io non riesca ad arrivare al livello 12 in questo video. Però tranquilli, se condividete o scrivete uno dei due hashtag, comunque avrete la possibilità di essere salutati. Perché l'estrazione purtroppo è randomica e quindi potrebbero uscire anche quei pezzi di cacca che dicono che potrei non farcela. Ho 219.000 di oro e io mi andrei ad aprire così un baule silver, perché mi dà altro oro, altre carte e altra possibilità per aumentare di livello. Farei di più, ragazzi. Io direi di creare un deck, magari nello slot 2, perché mi fa un po' cacare sto deck, solo con le carte che andremo ad alzare per arrivare al livello 12. Ecco qui la prima carta che andremo a mettere nel deck e ad alzarci, quindi il boia. Voglio alzarmi anche gli arcieri, anche se questi saranno una botta di oro, mamma mia, allucinante. Ma sì, dai, alziamoci anche il golem, che comunque con 20.000... ci dà un sacco di esperienza. Siccome voglio fare un deck che poi mi porterà a vincere, cavolo, se no non li alzo, dovrò mettere carte anche un po' scomode. Ma sì, andiamo anche con l'orda di sgherri. Vado anche con la furia, più che altro perché devo alzarmi tutte le carte che stanno nel deck e quindi non costa tanto. Lo stregone, che sarà un sacco utile, anche se per il momento è pesantissimo come deck. Vabbè, vado con le guardie perché comunque c'è, cioè, non c'ho chissà quale orda. E infine la lapide, 4.3 di elisir medio. Ed ho come mia unica pozione la furia, cioè ragazzi, qua devo riuscire a vincere, ma proprio a culo. Ed è per questo che vado nelle 2 versus 2, perché se no da solo mi aprono il culo, che un'albicocca di stagione in realtà può accompagnare solo. Nel senso che un'albicocca di stagione, quella la prendi e la squarci in due in una botta sola. Lapide qui subito. Andiamo col golem, dai. Dai che lo becchi. Sì, l'ha preso. Ok, stregone dietro al fantastico golem. E vediamo di infuriare cosa? Cosa infuriamo? Non lo so. Attenzione, quella torre mezza buttata giù. La peppa. No, 6 secondi, purtroppo ho solo la furia, manco a dire lo aiuto. E vabbè, il razzo non serve a niente, purtroppo. Il mio compagno asiatico si ispira che abbiamo più possibilità, ma non lo so, cioè... la loro torre a 3.000, la nostra a 1.300 dopo tipo 30 secondi. Dai golem! Dai golem! Vai barbari scelti! Dai barbari scelti! Vi prego! Vi prego in giangianese! Ho bisogno di riflettere! Ho bisogno che mi arrivi il sangue al cervello! Così spero vada bene! Ok, sono pronto!
Sono carico per andare entrare in battaglia. Partita veloce, questa la vinco. È terminata questa agonia, cavolo. Questa è quella buona. Di nuovo il boia da dietro, e questa la vinco, tant'è che mi chiamo Mushix. Speriamo che abbia messo bene il mortaio e l'ha messo di merda. Sei un cavolo di cazzone. Dai, sì! Ok, andate orda di scheletrini e ammazzate tutti e tutto, vi prego. Ho promesso ai miei gnaccheri la vittoria. Dai, andate, sì, quella torre che cade. Dai, 3, 2, 1, vittoria! Ne approfitto per questo momento per ringraziare tutti i miei cari, tutti quelli che mi sono stati vicini, che mi hanno accompagnato in questo traguardo, fino ad arrivare a questo esatto momento della mia vita in cui ho finalmente vinto questa partita che mi permetterà di arrivare finalmente al livello 12. Spero, perché potrei anche non farcela con i soldi. Boia, aumentiamocelo. Ale, ok, quanti sono? Sono 600 in più. Ok, andiamo con gli arcieri. Dai, sono 800, credo. Aumento le guardie e guardate cosa accade. Attenzione, 39.993 di oro. No, vabbè, se c'è qualche donazione da fare devo per forza farla. Non ci credo che non possa arrivare a 40.000 giusti. La mia vita è mai una gioia. Vabbè, mi apro così a cavolo il baule clan 5 su 10, delusissimo da questo baule. Però se ci trovo a leggendaria manco niente, No, il cavolo, infatti. Giusto due guardie. Le guardie infime e bastarde. Vabbè, mi vado ad alzare ovviamente lo stregone, che con 8.000 di oro mi dà 400 di esperienza che mi bastano e avanzano per il, ragazzi miei, il livello 12. Danno più vita, ma soprattutto più chance di vittoria. E come ulteriore ricompensa non c'entra nulla, però vabbè, mi prendo anche le gemme gratis, così papapero aggiungerei. A questo punto non mi resta che andare a salutare alcuni tra quelli che hanno scritto correttamente l'hashtag e condiviso i video di ieri. Di conseguenza, ciao Massimiliano Rossi, ciao Erfigo, sta scritto così, ve lo assicuro. E infine l'ultimo estratto di oggi è Danix leggendario. Di conseguenza, ciao signor Danix. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale per questo e tanto, ma tanto altro ancora, visita anche il mio profilo Instagram, il cui link in descrizione, noi qui ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!